Un grande piacere che l'iniziativa Tramezzino Letterario, che collega la nostra tradizione enogastronomica, i piaceri culinari di Gabriele D'Annunzio, musica, arte e i nostri trabocchi, si sia ripetuta anche per questa sesta edizione. Molto molto merito e grandi ringraziamenti vanno dati agli chef dell'Associazione Qualità Abruzzo, che è un'associazione che tiene insieme le nostre maggiori qualità culinarie, le nostre più importanti esperienze imprenditoriali gastronomiche, e in questo caso, su questo trabocco, vi è Marcello Spadone, che è lo chef del ristorante La Bandiera, come noto a molti abruzzesi, ma lo diciamo per chi abruzzese non è, è un ristorante Stella Michelin, che adesso vi spiegherà cosa ha preparato, perché questa pietanza e come la si fa. Ovviamente i segreti non li svelerà, perché sono il frutto di tanto, tanto lavoro e di tanti, tanti sacrifici. Bene, grazie Presidente. Come ha detto il Presidente, sono il ristoratore della provincia di Pescara, La Bandiera. In questo caso noi abbiamo fatto dei tortelli di pollo arrosto perché D'Annunzio era ghiotto di pollo arrosto ed era ghiotto di frittata con i peperoni, che il mio collega Maurizio Della Valle ha preparato questa frittata con i peperoni e cipolla. Su questo trabocco non c'è solo il tortello di pollo, che tiene insieme due delle tipicità alimentari cui D'Annunzio era appassionato, ovvero le carni bianche e i tortelli, i cannelloni, ma il piatto principale di Gabriele D'Annunzio, che come è noto a tutti, è la Frittata. frittata. È la frittata per la quale Gabriele D'Annunzio era disposto a pagare lo stipendio di un mese della sua cuoca in un solo giorno se la frittata era perfetta. In realtà la frittata non è qualcosa di semplice da preparare. Noi l'abbiamo affidata allo chef Maurizio Della Valle, che è il titolare e conduttore del ristorante La Corte e che fa sempre parte dell'associazione Qualità Abruzzo. In questo caso voglio aggiungere, come per Marcello, che Maurizio è anche un grande amico della provincia di Pescara, di tutte le istituzioni, a prescindere di come la si pensi, è un luogo ospitale per tutti quelli che vogliono utilizzare la corte per un momento di condivisione. Come si fa Grazie. la frittata di D'Annunzio? Tanta passione e tanto amore. Il cipollotto viene stufato lungamente con un brodo vegetale, cipollotto di farla figlio rumpetri. A parte mettiamo i peperoni in agrodolce con zucchero e aceto, si fanno bollire e poi si fanno raffreddare lentamente. La frittata deve essere molto alta, quindi ci vuole parecchio tempo sul fuoco, lento. E poi andiamo a condire con diciamo, con questo peperone in agrodolce che viene messo sopra, che il sindaco vi sta facendo vedere. Buon appetito!